Adesso passiamo all'ultimo blocco di interventi della prima parte del workshop, prima di passare alla tavola rotonda. Due esperienze che sono state già richiamate negli interventi precedenti. La prima che riguarda la regione Piemonte, che ci illustrerà Roberto Moriondo, e poi passeremo al comune di Udine. Roberto, direi puoi partire. Innanzitutto grazie per avermi invitato, poi bello vedere delle persone con le quali si lavora insieme. Entrando qui dentro ho avuto una specie di déjà vu, non riuscivo a capire perché, cioè, poi ci ho pensato un attimo, il mio primo esame all'università è stato statistica, giuro, il primo esame, il secondo anno statistica economica, l'ultimo econometria. Vabbè. Il primo lavoro che mi serviva per mantenermi era una simulazione di controllo e gestione sui bilanci degli istituti autonomi case popolari del Piemonte. E mi ricordo che io non riuscivo a guadagnare questi soldi perché c'era un funzionario della regione Piemonte che mi disse: no, il bilancio del CPI di Torino non te lo do. Cioè io avevo una lettera del suo, avevo tutte le lettere degli assessori, delle cose, e diceva: no, io non te lo do. Dicevo: perché? Perché no? Io immagino ancora oggi che questo personaggio possa essere in un immaginario inferno legato con una catena a questo armadio di ferro dove dentro c'è questo preziosissimo bilancio che non mi permetteva di chiudere il lavoro e guadagnare i miei soldi. Ciò premesso, per cui per me il dato è sempre stato importantissimo. Qual è la mia preoccupazione oggi? Io in questo momento ho soltanto la preoccupazione che si possa, rispetto a questa spinta, a questa rivoluzione di queste settimane, possa esserci poi un fenomeno di restaurazione. Per cui dicevo, mentre veniamo qua, i miei colleghi, i miei amici, ragazzi, dobbiamo rilanciare in continuazione, dobbiamo fare di più, dobbiamo mettere più dati fuori, dobbiamo agevolare chiunque sviluppi delle app, chiunque voglia trattare questo dato, perché non è il caso, non è il momento di fermarci costituendo tavoli che iniziano a discutere sugli standard, sulle cose, perché lo trovo una cosa pericolosissima. Ci sono tantissime enti pubblici a livello centrale, locale, che stanno facendo delle cose e secondo me lo stanno facendo con l'approccio giusto. Perché dico che lo stanno facendo con l'approccio giusto? Perché molti stanno seguendo un approccio, ed è quello per cui voglio parlare dell'esperienza piemontese, che noi abbiamo seguito e che mi è sembrato particolarmente efficiente. È nato da una tavola rotonda come questa, è nata con un giornalista che 17 mesi fa, 20 mesi fa, alla conferenza annuale di Topif mi chiese: ma perché il Piemonte non sta facendo nulla sui dati pubblici, sull'open data? Come no? No, stiamo facendo delle cose, stiamo studiando, eccetera. E in quel momento mi sono reso conto che io stavo ragionando nella maniera sbagliata. Cioè, gli ho spiegato che noi avevamo un progetto di quelli tradizionali, cioè che avevamo un business plan, un business model, 24 mesi, 36, 160 mesi di progetto, e alla fine non avremmo visto niente. Allora, ho provato ad accettare la sfida, ho detto: facciamo una cosa, ci vediamo l'anno prossimo, alla conferenza annuale, siamo tutti e due qua a parlare, e l'anno prossimo noi abbiamo un portale di open data. Poi sono tornato in ufficio e ho detto: adesso devo farlo, perché tra un anno io ho un appuntamento con qualcuno che viene a vedere. E ho provato a assegnare la cosa in questi termini: time to market, cioè dobbiamo essere velocissimi, lavoriamo in beta, perché se andiamo a definire tutte le cose non ne usciamo più, e soprattutto coraggio, ci vuole un po' coraggio, bisogna lavorare secondo la logica make the possible impossible. Meglio l'impossible possible, scusate, avendo trovato all'interno degli uffici regionali, degli uffici, il famoso ufficio complicazione affari semplici, che ha lavorato per make the possible impossible, per cui ci hanno fatto tutto il possibile per non. E io spiegavo: me sono responsabile dei sistemi informativi, per cui sono responsabile dei dati e non me li date. Come funziona questa? Sì, ma c'è una delibera, c'è una cosa che forse è una cosa. Allora, la forza del coraggio, abbiamo provato a mandare in giunta una delibera. Probabilmente la politica non è stata attentissima, i politici l'hanno votata e l'hanno approvata, e il mattino dopo aveva una delibera che diceva che noi avevamo ribaltato il principio. Il dato della regione Piemonte è pubblico by default, cioè tranne che non ci sia un motivo di impedimento. Poi sono andati da quelli che dicevano: no, cioè, guarda, non sono io, in realtà è stata la giunta, c'è una delibera, mi spiace, adesso me li devi dare. Adesso qualcuno che si lega agli armadi c'è ancora, cioè il PC, cioè, però stiamo. Nel giro di qualche mese abbiamo pubblicato il portale, che è costato qualcosa che è prossimo allo zero, se teniamo conto di quanto costano i progetti solitamente della pubblica amministrazione. Abbiamo provato a costruirci un po' di comunità, un po' di interazione, eccetera, abbiamo messo fuori i primi dataset. Adesso cosa mi interessa capire? Dove stiamo sbagliando? Perché non c'è nulla che sia più utile in questo momento, per questo paese secondo me, che fare patrimonio degli errori per non ripeterli.
Cioè, io sono convinto che dobbiamo smetterla di esporre le best practices, dobbiamo ragionare sul fatto che tutti noi, se facciamo qualche volta sbagliamo, e se mettiamo a patrimonio i nostri errori, probabilmente facciamo l'interesse degli altri. Allora, probabilmente non si sono sviluppate così tante apps come noi pensavamo. L'anno scorso io ho detto alla conferenza di Topics, facendomi bello, dicendo, fatto, il portale c'è, andatelo a vedere. E oggi non ve lo racconterò, vi dico, www.dati.open, poi ve lo dico. Andatelo a vedere, è inutile che ve lo racconto, eccetera. Dati Pubblici Piemonte. Io speravo che quest'anno spero ci siano delle aziende che parlano e che raccontano quale applicazione hanno sviluppato e come hanno sviluppato il loro business, perché quando parliamo di dati pubblici parliamo di tre cose: parliamo di maggiore trasparenza sicuramente, parliamo di trasformazione del dato, di informazione in conoscenza, ma facendo liberamente, non l'informazione della conoscenza, non l'informazione della conoscenza che prepara, che preconfeziona la regione o la pubblica amministrazione interessata. L'informazione e la conoscenza che può essere sviluppata da qualsiasi cittadino. Il terzo, secondo me, è un valore economico. Cioè io con quei dati posso fare impresa, posso creare dei servizi, e questo lo faccio attraverso le app. Allora, la domanda che mi sono fatto in questi giorni, e che ha una risposta non ancora completamente positiva, non ho ancora visto tante imprese che stanno facendo queste cose. Cioè non ho ancora visto il valore economico così come avrei sperato. Per cui sono molto interessato a iniziative come App for Italy, assolutamente, sono molto interessato al fatto che questa cultura si stia diffondendo velocemente, perché deve anche in qualche maniera traslare sul mondo economico, cioè le imprese devono capire che se vogliono fare business lo possono anche fare sui dati pubblici. Questa è una cosa che abbiamo messo a disposizione. E probabilmente abbiamo anche commesso un secondo errore sul quale stavo ragionando in questi giorni. Noi abbiamo sempre presentato delle slide in cui abbiamo parlato del dato pubblico come qualcosa che emerge da una miniera, cioè un giacimento di prezioso materiale primo su cui si possono fare delle cose. In realtà è sbagliato, perché la miniera è soggetta a diritti di proprietà e poi la miniera è qualcosa che finisce. Allora ho provato oggi a pensarci, e sono partito da Torino, c'era il sole, sono arrivato qua, c'era la pioggia, siamo passati attraverso le nuvole. Beh, probabilmente il dato pubblico è forse qualcosa di più simile a una fonte rinnovabile. Visto che mi occupo anche di energia, questo stimolo mi è venuto più naturale, e io col sole ci produco energia, e non pongo limiti. Non è che il soggetto 1 sottrae il sole al soggetto 2 che non può fare qualcosa. Stessa cosa con l'acqua, con l'idrogeologico. Per cui da adesso in avanti proverò a immaginare, a spiegare, a raccontare che i dati pubblici sono una grande fonte rinnovabile anche per lo sviluppo economico, oltre che per la trasparenza e per la conoscenza. Direi basta, grazie. Io quella delle fonti rinnovabili me la sono segnata, perché tra un anno vediamo se è diventato un lead concept nel mondo dell'open data. Grazie mille.